SBC incontri principali. Week 3. Weeksa per settimana. Terza settimana. Ritorniamo con le prediction dopo aver azzeccato 4 ragazzi sfide su 4 settimana scorsa. Non ci sono partite che spiccano nei campionati, ce n'è solo una in Premier League e voi già sapete qual è: Arsenal-Manchester City, sfida per lo scudetto. Vi darò anche qualche notizia di compravendita, diciamo, in questo video. Essendo Arsenal-Manchester City, ragazzi, prendete i giocatori oro, comuni, orari a 600-650, che sicuramente saliranno verso i 1000-1100. Vi consiglio soprattutto ruoli come portiere o difensore centrale. Passiamo alla Serie A. Secondo me, molto probabilmente uscirà il derby di Torino. Sì, perché ci sta Juve-Torino. Qui vi consiglio sempre di prendere i giocatori della Juventus e del Torino, valutazione over 75, ad un prezzo che va dai 400 ai 450. Io ho preso molti difensori centrali del Torino, tipo Rodriguez. Andiamo in Spagna, ragazzi! Atletico Madrid-Real Sociedad. Bellissima partita, ma credo uscirà proprio quella perché è la sfida più in vista come posizione in classifica, come squadre, come derby, è quella più vista. Quindi secondo me uscirà quella per la Lega Spagnola. Avevo qualche dubbio sull'Arsenal-Manchester City, ragazzi, perché contemporaneamente ci sta anche Brighton-Liverpool, sempre sfida di vertice, però secondo me quasi al 100% uscirà Arsenal-City, è una sfida troppo decisiva. Per la quarta sfida andiamo in Francia. Settimana scorsa non è uscita nessuna SBC incontri principali con le squadre francesi, quindi questa settimana probabilmente uscirà una di loro. La sfida più eclatante, con migliore appeal, diciamo, del campionato francese è Rennes Monaco, ragazzi. Andate a prendere sempre questi giocatori, 300-350, over 75, quindi oro comuni a 300-350. E poi le andate a vendere, ragazzi, prima dell'uscita dell'SBC stasera alle 19, quindi per le 18 le andate a vendere all'istare intorno agli 800-850. Altra sfida interessante che potrebbe andare a sostituire il derby di Torino è Napoli-Fiorentina, ragazzi. Però, ragazzi, la EA ha sempre dato maggior risalto ai derby nelle sue SBC, quindi non la vedo come favorita, vedo come favorita Juve-Torino.